Buonasera a tutti, sono Davide Cerbone di 3D Ramp. Mostreremo qualche trucchetto per apprezzare meglio lo stile di guida di alcune vetture. In particolare, stasera proveremo l'Audi 4 S1, una vettura che ha segnato la gloria degli anni 80 nel gruppo B, quindi una macchina da rally. Ed è una vettura che ha uno stile di guida tutto suo, non è per niente convenzionale. Se pensate di poter guidare una vettura del genere adoperando il classico approccio alla guida in pista, alla guida pulita, non otterrete un gran risultato, perché per come è concepita, per come è bilanciata, ha una tendenza molto pronunciata al sottosterzo. Questo perché ha il motore posizionato oltre la sella anteriore, diciamo anzi proprio sulla sella anteriore. È una configurazione di questo tipo qua, quindi con passo corto, motore oltre la sella anteriore, crea una tendenza a sottosterzare, a smusare, soprattutto se si apre il gas con il volante già chiuso. Una vettura del genere va guidata quindi con un approccio diverso che si ispira al rally, e una delle tecniche che vedremo stasera è riconosciuta come pendolo. Il pendolo è una manovra in cui si sterza nella direzione opposta all'ingresso curva. Questo serve praticamente a sbilanciare la vettura e a farla imbardare quanto più possibile per ottenere una percorrenza tutta quanta in derapato. Che ben si adatta allo stile di guida di questa vettura qui, va praticamente indirizzata verso il centro curva facendola derapare. Il pendolo in realtà non consiste soltanto in una manovra di volante, non è sufficiente dare un colpo di sterzo ben netto per poterla far sbandare. Infatti qui non riesco praticamente a far sbandare la vettura giocando solo con lo sterzo, bisogna coordinarsi con i pedali, in particolare con acceleratore e freno. Il freno serve praticamente a sbilanciare il retrotreno nel momento in cui si gira nella direzione opposta alla curva. Così facendo, praticamente il retrotreno perde aderenza, gli dà poi un colpetto di acceleratore per recuperare la manovra di imbardata e quindi farla puntare nella direzione opposta percorrendo la curva di traverso. Ma adesso basta con le chiacchiere, passiamo alla pratica. Cominciamo ad applicare la manovra del pendolo alla prossima curva del circuito di Maggiore. Come potete vedere è una vettura che tende a sottosterzare molto se la guido con un approccio tradizionale, piuttosto se la guido di pendolo si lascia apprezzare per il suo carattere realistico. Adesso do un colpetto di freno, un blip sul freno per indirizzarla meglio. Dare il colpetto sul freno è fondamentale perché questo dà l'opportunità di caricare immediatamente il retrotreno e quindi praticamente sbilanciare la vettura. È su questa manovra qui che si basa praticamente tutta quanta l'arte del pendolo. Tutto il resto è un gioco di accelerazione, di acceleratore e volante e differenziale centrale che serve praticamente a gestire l'imbardata. Giocando con il gas e giocando poi con il volante, praticamente si fa lavorare il centrale in maniera tale da farla picchiare verso l'interno curva, chiudere così, allargarsi sul cordolo, e si apprezza in questo modo il gruppo B degli anni 80. Di nuovo qui, blip sul freno, gas, doppio pendolo, ho esagerato un po', di nuovo il pendolo. Entriamo abbastanza puliti, leggera imbardata e di nuovo pendolo. Entriamo di pendolo nella curva dopo il rettilineo.
differenziale centrale, facciamolo lavorare, allarghiamo, occhio a non far scattare il limitatore durante l'imbardata, altrimenti potrebbe partire di pendolo nella direzione sbagliata, quindi occhio a tenere il numero di giri ben sotto al limitatore di un 5-600 giri. Pendolo a destra, facciamo entrare il turbo, di nuovo pendolo, e così si guida l'Audi 4 S1 degli anni 80. È impossibile guidarla con i classici canoni, ma guidata con il classico stile di guida delle vetture da rally di quel periodo là. E concludiamo quindi con l'arte del pendolo questa sessione a Maggiore. Facciamo queste ultime due curve. E con questo direi che possiamo lasciarci e ci diamo appuntamento alla prossima puntata della rubrica Trip & Tricks. Questa era una chicca.